Siamo a posto, sono le 12.45, Consiglio metropolitano del 31 luglio del 2019, ricordo a tutte e tutti che la seduta è in diretta streaming, do la parola al segretario per l'appello, grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. De Magistris presente, Cacciapuoti presente, Caiazzo, Antonio Caiazzo c'è? Assente. Capasso Elpidio presente. Capasso allora Carbone Vincenzo. Carbone assente. Cascone Francesco presente. Cirillo Giuseppe presente. Coccia Elena presente. D'Alterio Diego presente. Di Maiolo Felice l'ho visto presente. Di Orio Katia. C'è Iorio? Assente. Iovino Francesco presente. Iossa Giuseppe assente. Lettieri Raffaele assente. Maddalone Michele presente. Marrazzo Domenico l'ho visto presente. Pace Salvatore presente. Pirozzi Nicola. Pirozzi c'è? Presente. Quaglietta Alessia. Mi sembrava ci fosse. Eccola, grazie, è coperta, presente. Ragosta, presente. Sgambati Carmine, assente. Tito Giuseppe, presente. Tozzi Paolo, presente. Presidente, sono presenti 17 su 24, 6 assenti. Grazie, segretario. Al primo punto dell'ordine del giorno abbiamo... Sindaco. Nominiamo innanzitutto scrutatori Pace, Di Maiolo e Tito. Al primo punto abbiamo la surroga del consigliere metropolitano David Lebbro con il consigliere Vincenzo Cirillo che viene dal comune di Trecase. Ci sta il consigliere Cirillo? Eccolo. Diamo il benvenuto più caloroso, e questo applauso lo dimostra, al consigliere Cirillo nel nostro consiglio metropolitano. Benvenuto consigliere. Consigliere Tito chiede di... Prego. Sì, va messo in votazione. Chi è favorevole alla surroga alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene anche all'unanimità. Consigliere Tito ha chiesto di intervenire, prego. Grazie sindaco. In primis, al nome del gruppo PD diamo il benvenuto al consigliere Cirillo, augurandogli un buon lavoro all'interno della città metropolitana. Chiedevo, sulla base della surroga del consigliere metropolitano Davide Lebbro, ci sono stati dei motivi che il consigliere ha dato le dimissioni, apprendo che ha dato anche le dimissioni dal Consiglio Comunale di Napoli. Io volevo sapere perché ha dato le dimissioni il consigliere Lebbro. Sarebbe opportuno farlo presente in Consiglio Metropolitano, anche perché ci tengo a precisare una cosa molto importante. Noi consiglieri metropolitani ci sono due modi per fare politica, c'è la politica per passione, noi l'abbiamo confermato, noi consiglieri metropolitani siamo qua con passione a costo zero, ci sta altri che intendono la politica come obiettivo, l'obiettivo per questo vorrei percepire la situazione attuale. Io non mi ci ritrovo in tante cose, anche se faccio parte del gruppo PD, lo dico molto chiaramente, questo modo di fare a volte danneggia l'immagine della politica, di questa politica che noi rappresentiamo in Consiglio Metropolitano, dove uomini e donne sono a servizio dei territori a costo zero, ma mi rendo conto che a volte la politica esiste il discorso del trasformismo, e questo trasformismo in politica paga e paga pure in modo importante. Perciò volevo chiedere il motivo delle proprie dimissioni, anche perché
consigliere Lebro è entrato in quota Dema, è stato vice sindaco della città metropolitana, tutto un tratto ha deciso di stare all'opposizione del consiglio metropolitano, portando una linea di cui nessuno di noi ha condiviso. Almeno, sindaco, se lei mi è a conoscenza perché delle dimissioni, sarebbe importante comunicarlo ai consiglieri metropolitani. Grazie. Allora, consigliere, le posso dare lettura della missiva con cui sono state rassegnate le dimissioni, una missiva datata Napoli 18 luglio 2019, indirizzata a me e al segretario generale dottor Meola, oggetto di missioni dalla carica di consigliere metropolitano, il sottoscritto Davide Lebro, nato a Napoli il 13 aprile del 1969, con la presente dichiara di rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di consigliere della città metropolitana di Napoli. Distinti saluti, il consigliere dottor Davide Lebro. Questo è. Comunico anche, prima di dare la parola al consigliere Cirillo, che bontà sua il consigliere Lebro ebbe anche a intraprendere un ricorso presso il TAR contro le nostre deliberazioni sul piano strategico e il TAR ha rigettato il ricorso del consigliere Davide Lebro. Lo dico perché sinceramente veramente la politica è fatta di dialettica, è fatta di confronto e anche di scontro purché civile, ma veramente di quel ricorso stento proprio a capirne, oltre che le ragioni giuridiche, perché era totalmente infondato, ma anche quelle politiche, perché mettersi contro un piano strategico che va in direzione di 92 comuni, 3 milioni e mezzo di abitanti, che dà respiro ai territori, penso anche chi fa politica da un minuto non si può che rendere conto che è un'opera buona che ha fatto questo Consiglio metropolitano, pur nella differenza delle posizioni politiche qui rappresentate. Quindi questo per notizia doverosa, do la parola dandogli il caloroso benvenuto al consigliere Cirillo. Prego. Grazie sindaco, non assolutamente nego la mia emozione di questo momento, però volevo esternarvi la mia felicità. Questa è una carica che oggi ricopro, grazie a Dio, per dimissioni spontanee di un consigliere e non per altre ragioni, quella mi sarebbe dispiaciuta. Sono qui oggi a rappresentare un territorio, a rappresentarvi la mia felicità in questo, perché io ci ho creduto veramente. Con me ci ha creduto la mia amministrazione, quello che inizialmente era partita come una cosa simpatica, che un giorno il mio sindaco, dovete sapere che aveva un flirt con il consigliere Coccia, e ogni volta che arrivava in città metropolitana mi parlava di Elena Coccia, diceva: sai, mi ha proposto di candidarmi per le elezioni della città metropolitana. Ovviamente non se l'è sentita perché lui è intimido e quindi abbiamo pensato, al di là di tutto, è andata pressappoco così, però è stata una candidatura voluta. Noi uscivamo fuori da un'amministrazione per il buon governo, quindi anche un po' trasversale, avevamo fatto in modo di raggruppare tutte le forze migliori nel nostro comune per vincere contro quella politica poco sana che attanagliava il comune nostro e i territori limitrofi. Quando poi c'è stata l'opportunità della città metropolitana, l'abbiamo colta a volo, innanzitutto perché a me non sembrava vero di candidarmi nella lista di De Magistris dell'uomo politico che al di là delle appartenenze politiche miste della nostra amministrazione rappresentava la rivoluzione, un sindaco ribelle rivoluzionario che ha portato un cambiamento radicale. Lo dico adesso non perché sto per fare una dichiarazione di appartenenza, ma perché era questo lo spirito che ci muoveva quando abbiamo deciso di candidarci. Il nostro voleva essere un contributo dato alla città metropolitana. Non pensavamo poi di ottenere tutto questo successo, perché abbiamo veramente fatto un tour comune per comune a chiedere proprio il voto
Ovviamente sapete bene che è stato difficile per noi, perché questa legge elettorale prevede, cioè noi a tre case, il voto di un consigliere di tre case vale 20, il consigliere napoletano ne vale più di 800, quindi raggiungere questa sedia oggi è un'enorme soddisfazione, perché anche i comuni limitrofi sono piccoli, per cui tutti quelli che abbiamo coinvolto e soprattutto l'area vesuviana, che comunque andava in altre direzioni politiche. Quindi sono felice davvero, e questo risultato è epocale per la nostra zona, per il nostro comune. Io sono il primo consigliere provinciale / metropolitano che il nostro comune esprime dall'autonomia ad oggi. E credo di essere anche uno dei pochi in zona, per cui vi assicuriamo lavoro proficuo, impegno soprattutto, poi quello cercheremo di farlo sempre in vostra compagnia. Mi dichiaro appartenente al gruppo di De Magistris Sindaco, così come sono stato candidato, anzi ne sono onorato. Sono contento di vedere qui gran parte della mia amministrazione a sostenermi, il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, vi ringrazio di questo appoggio che mi avete dato. Voglio ringraziare i miei colleghi perché mi hanno fatto un'accoglienza speciale in questi giorni, i miei colleghi consiglieri metropolitani, quindi non nominerò nessuno di loro. Però li ringrazio di cuore e spero veramente di fare un cammino assieme a loro e assieme al sindaco proficuo. Un'ultima cosa, visto che io ho nel DNA i festeggiamenti e le belle notizie si festeggiano, a termine dei lavori del Consiglio metropolitano mi sono permesso, nelle stanze sopra al quarto piano che mi sono state attribuite, insomma, di allestire un buffet e gradirei la presenza del sindaco e di tutti i presenti. Grazie. Grazie consigliere. Grazie consigliere. Prima di dare la parola al consigliere Marrazzo, saluto ovviamente anche io il sindaco di Trecase, tutti gli assessori e i consiglieri presenti. È una bella giornata per il vostro comune, lo è anche per noi. Prego consigliere Marrazzo. Buongiorno a tutti. Auguri in bocca al lupo a Vincenzo Cirillo. Grazie per la dichiarazione d'appartenenza, perché oggi con il subentro del consigliere Cirillo il nostro gruppo, il gruppo De Magistris Sindaco, è ritornato nella sua composizione numerica originaria, ossia quella di 9 consiglieri della città metropolitana. Quindi ti faccio gli in bocca al lupo e gli auguri. Poi volevo soltanto, per un inciso su ciò che il sindaco ci ha comunicato poc'anzi sul respingimento del ricorso al TAR presentato dal consigliere uscente. Notizia ricevuta, chiedo scusa consigliere, dall'avvocato Marsico nella giornata di ieri. Quindi il capo dell'avvocatura. Io vorrei dire che la politica si fa per tanti motivi. Prima diceva Peppe Tito che la politica la si fa con passione, è vero. La politica, pure io quando l'ho iniziata nel movimento giovanile, la facevo per passione, però a un certo punto la politica, soprattutto per noi che svolgiamo questo ruolo in città metropolitana e lo svolgiamo a titolo gratuito, senza neppure un rimborso spese, e questo è giusto che si sappia, la si fa a un certo punto anche per senso civico e la si fa nell'interesse dei cittadini e dei territori. Quando un consigliere di questa assise fa un ricorso contro il piano strategico, dove tutti i territori, sulla base del numero degli abitanti, hanno dei fondi per la messa in sicurezza di strade, scuole e coste, uno che fa un ricorso contro il piano strategico fa un ricorso non solo contro il Consiglio, ma contro i cittadini. Quindi vuol dire che la politica sta da un'altra parte. Grazie. Grazie consigliere Cascone, prego. Salve sindaco, io a nome di Forza Italia do il benvenuto al consigliere Cirillo. Avendolo ascoltato, non conoscendolo, capisco come l'ottimo sindaco De Luca abbia avuto una riconferma a furor di popolo in quel di Trecase, quindi gli faccio i complimenti, in bocca al lupo. Avremo modo sicuramente di collaborare, così come stiamo facendo ormai da anni. Sindaco, io chiedevo di intervenire in merito ad una questione molto delicata che sta vivendo la nostra regione per l'ennesima volta. Un allarme l'abbiamo già lanciato qualche mese fa, ma
ovviamente si sono succeduti una serie di incontri ed è giusto fare chiarezza su alcuni aspetti perché il populismo è dietro l'angolo e non possiamo permetterci di correre il rischio di non dire la verità ai cittadini. Vista l'emergenza che la nostra regione e un po' tutto il sud Italia sta patendo in merito al discorso della frazione organica dei rifiuti, gli impianti di compostaggio scarseggiano e alcuni impianti del nord sono stati chiusi, creando un problema relativo proprio alla difficoltà di individuare degli impianti che raccogliessero la frazione organica, che poi negli stiri diventa forsu. Con il sindaco abbiamo firmato un documento inviato a tutti i sindaci della provincia di Napoli ai quali chiedevamo di vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti per evitare una serie di conseguenze negative che poi si sarebbero riverberate su tutta la popolazione della città metropolitana. Mi riferisco al fatto di mischiare codici diversi di rifiuti, quindi di mischiare la frazione organica con il secco indifferenziato. A seguito di questa nota, che aveva soltanto lo scopo di mettere sul chi va là i sindaci, che sono i principali ovviamente responsabili dell'igiene, dell'ambiente dei propri comuni, ci sono state delle iniziative fatte da alcuni comuni che hanno inteso la nostra nota, sindaco, come un qualcosa di provocatorio, come non voler fare uno scaricabarile. Allora è giusto fare chiarezza su alcuni aspetti. Ricordo che qualche anno fa, senza fare ovviamente demagogia, senza accusare nessuno, esisteva un piano per risolvere quantomeno in maniera più che definitiva la questione rifiuti, liberando gli stir dall'ecoballe. Purtroppo spesso si tratta solo di balle perché di eco là dentro non c'è nulla, per liberare appunto gli stir, per liberare quei territori da quei rifiuti che stanno lì ormai da troppi anni e per far diventare quegli impianti di compostaggio. Era un progetto che purtroppo non è andato avanti. Oggi abbiamo il problema che in Regione Campania sono pochissimi gli impianti di compostaggio che poi sono impianti di trasferenza perché trasferiscono la frazione organica al nord, e con la chiusura degli impianti del nord siamo arrivati a questo blocco. È opportuno chiarire, anche alla luce diversi incontri avuti in Regione Campania con il vicepresidente Bonavitacola, che sta facendo, lo dico per essere corretto perché non mi piace fare il tifoso, sta facendo un lavoro importante nelle difficoltà che abbiamo, al di là delle responsabilità sul piano industriale. Oggi dall'ultimo incontro è emerso in maniera inequivocabile ciò che la legge regionale approvata dalla Regione Campania qualche anno fa attesta, allorquando ha istituito IEDA, gli ente d'ambito sui rifiuti. La città metropolitana di Napoli non ha competenza sui rifiuti, la competenza normativa, quindi l'individuazione delle aree di stoccaggio, l'individuazione delle strategie è di competenza dell'EDA. Quindi sono i tre enti d'ambito, l'EDA 1 Napoli, l'EDA 2 la parte nord di Napoli, l'EDA 3 la parte sud di Napoli, sono quelli competenti ad collaborare con la Regione Campania per la risoluzione di qualunque problematica che attenga i rifiuti. La città metropolitana conserva un ruolo importantissimo perché la nostra società provinciale Sapna, che ancora oggi ha appaltato due gare per trasportare i rifiuti fuori nazionale, in Portogallo se non vado errato, con due navi, e siamo l'unica realtà regionale che fa delle gare così importanti, così complesse, dove spesso ci sono delle difficoltà perché si tratta di gare europee. Nonostante quindi la Sapna sia, a mio modesto avviso, un gioiellino che andrebbe preservato, ma c'è l'intenzione degli EDA di smembrarlo perché ovviamente ognuno vuole essere autonomo da questo punto di vista, quindi nonostante il nostro ruolo limitato a questo lo stiamo svolgendo nel migliore dei modi, c'è un po' di demagogia, è opportuno fare chiarezza. Nell'ultima riunione tenuta in regione a Santa Lucia da Bonavitacola, il vicepresidente della Regione Campania ha chiesto ai presidenti degli EDA di relazionare su quelle che erano le loro competenze, quindi gli ha chiesto, visto il blocco dell'inceneritore di Acerra, vogliamo sapere
come vi state organizzando per stoccare i rifiuti per questi 35-40 giorni di manutenzione straordinaria dell'impianto, perché per chi non lo sapesse sarà chiuso dal 7 settembre al, credo al 4 ottobre, al 10 ottobre per la manutenzione della turbina che alimenta le tre linee di produzione dei rifiuti, quindi sarà fermo Acerra e si dovranno stoccare questi rifiuti da qualche parte. Ebbene, in nostra presenza, alla presenza di tutte e cinque le province campane, il presidente Bonavitacola ha chiesto ai rappresentanti dei tre EDA, dei tre enti d'ambito della provincia di Napoli, della città metropolitana di Napoli, quali erano le strategie messe in campo per affrontare questa situazione. Quindi, a scanso di equivoci, per rispondere in maniera chiara e al di là di ogni strumentalizzazione politica, il nostro ruolo è sempre più limitato. Oggi c'è ancora Sappana che ci tiene ad avere un ruolo da protagonisti e purtroppo, dico purtroppo, portiamo i rifiuti fuori regione perché le nazioni che prendono quei rifiuti non ne fanno ricchezza. Purtroppo non siamo ancora in grado di immaginare come poter gestire una filiera che può produrre ricchezza e occupazione. Vabbè, ma non è questa la sede per parlare di queste cose. Quindi, nonostante la città metropolitana, per le competenze che ancora sono in nostro possesso, per le quali siamo delegati, svolga un ruolo in maniera più che efficiente, di questo voglio complimentarmi con i vertici di Sappana, ma anche con l'ingegnere Celano e con il direttore generale che sono sempre sul pezzo da questo punto di vista. Da oggi in avanti deve essere chiaro che gli enti d'ambito, che nel frattempo si sono approvati i propri bilanci per pagare gli incarichi che sono stati dati, hanno il dovere di dare delle risposte ai territori in merito alle emergenze dei rifiuti che verranno. Grazie. Grazie consigliere Cascone di questo intervento. Consigliere Ragusta, prego. Sì, sindaco, grazie. Proprio di questa tematica con la quale ha aperto questa discussione il nostro delegato all'ambiente Francesco Cascone, che io ringrazio per il lavoro che sta facendo e per la chiarezza che ha fatto in aula, perché certe parole erano doverose dirle, perché in questi giorni si è mistificato un po' il ruolo della città metropolitana nella tematica ambientale, quindi mi fa piacere che ci ha anche relazionato di quello che è successo in Regione Campania. Proprio nelle ultime riunioni dove erano presenti i presidenti degli enti d'ambito che, come ha sottolineato il collega Cascone, hanno la responsabilità di individuare quali sono i siti e trovare le soluzioni per poterle stoccare. D'altro canto un plauso va proprio al lavoro che sta facendo anche Sappana con queste gare europee, perché ha capito la necessità che questi territori sono stati già troppo vessati, e quindi per tamponare quelle che sono le responsabilità non nostre ma di chi gestisce un termovalorizzatore e non ha predisposto un piano per venir, diciamo, a tamponare quelle che sono le manutenzioni ordinarie o straordinarie del termovalorizzatore di Acerra, questo ci fa onore, perché siamo riusciti comunque a dare una soluzione, non siamo stati lì fermi oppure a fare da scarica a barile. Proprio per questo noi consiglieri abbiamo redatto un documento, un punto all'ordine del giorno, che a questo punto volevo chiedere innanzitutto la lettura e volevo chiedere anche per, diciamo, regolamento di non metterlo quindi come ultimo punto, ma di chiedere l'inversione del punto all'ordine del giorno di questo documento, che devo essere sincero è stato redatto da tutti, sottoscritto da tutti i presenti qui in aula oggi, quindi che riguarda proprio questa tematica e che va in qualche modo anche a chiarire la volontà politica di questo ente rispetto a questa questione. Quindi lei innanzitutto ha chiesto di poterlo leggere, ne ha facoltà ovviamente. E no, poi chiedo al collega Pirozzi di dare lettura. No, voi avete chiesto prima di metterlo in lettura e poi fare l'inversione dell'ordine del giorno. Quindi facciamo la lettura e poi mettiamo in votazione la richiesta che ha fatto Ragusta.
Allora, ne do lettura. Ordine del giorno del Consiglio metropolitano del 31 luglio 2019. I sottoscritti consiglieri metropolitani, vista la deliberazione di giunta regionale 495 del 13 settembre 2016, visto l'articolo 3 del decreto legislativo 61 del 2007, convertito nella legge 87 del 2007, visto il piano straordinario di interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 185 del 2015, vista la delibera di giunta regionale della Regione Campania, la 123 del 2017, premesso che la gestione del ciclo integrato di rifiuti è di competenza della Regione Campania, la società A2A è affidataria della gestione del termovalorizzatore di Acerra. L'area nord di Napoli, sarebbe tutto il giulianese, in senso lato, è già satura di discariche e di impianti di trattamento di rifiuti. Nell'area nord di Napoli già insiste il più grande sito di stoccaggio mondiale di rifiuti a cielo aperto, in località Taverna del Re. Il primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 14/2016 prevede che la programmazione e la pianificazione venga attuata dalla Regione Campania, soprattutto mediante la realizzazione di interventi di bonifiche. L'articolo 3 del decreto legge 61 del 2007, convertito nella legge 87 del luglio del 2007, prevede la tutela di quell'area da ulteriori insediamenti e o ampliamenti di siti per lo smaltimento di rifiuti, recitando testualmente: dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in assenza di interventi di riqualificazione e di opere di bonifica nel territorio dell'area Flegrea, ricomprese nei comuni di Giuliano, Villa Ricca, Qualiano e Quarto, tutti in provincia di Napoli, per il territorio con termine a quello della discarica Masseria Riconta e nelle aree protette nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quando previsto dall'articolo 1,1, non possono essere ulteriori siti di smaltimento finali di rifiuti. Che la suddetta norma è tuttora vigente, non essendoci stata alcuna modifica e o norma di pari grado che la abrogasse anche implicitamente. Il comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale numero 14 del 2016 recita: ogni nuovo insediamento industriale che riguarda un sito contaminato è subordinato alla preventiva approvazione del progetto di bonifica. Non sono state mai avviate rilevanti opere di bonifica su tutto il territorio. La concentrazione di impianti, discariche, roghi tossici, percolato generato dal trasporto e dal deposito di rifiuti nell'area nord di Napoli ha compromesso in modo irreversibile ogni standard minimo di vivibilità. Il territorio a nord di Napoli ha il più alto tasso di tumore e malattie dermatologiche, respiratorie, allergiche, endocrinologiche e sospette mutazioni genetiche della media nazionale, soprattutto derivanti da danni ambientali legati al cosiddetto fenomeno della terra dei fuochi. Allora, considerato che le manutenzioni ordinarie e straordinarie del termovalorizzatore di Acerra erano ben note e obbligatorie dalla sua entrata in funzione, che nel contratto stipulato tra la Regione e la società A2A non è stato previsto alcun piano alternativo per sopperire al dovuto e programmato intervento di manutenzione straordinaria, pertanto risultandone manchevole, che la Regione Campania, pur essendo a conoscenza di tale mancanza, non ha provveduto in tempi utili ad organizzare eventuali soluzioni alternative, facendo in modo creare allarmismi e problemi di ordine pubblico su territori già martoriati da discariche e impianti di trattamento di rifiuti, che la Regione Campania, per sopperire alle incombenze, sta cercando di individuare attraverso gli organi competenti dei siti disponibili per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti per il blocco programmato del termovalorizzatore di Acerra previsto per settembre 2019. Che tra le ulteriori misure previste nel piano straordinario di intervento della Regione Campania era prevista anche la rimozione delle ecoballe del sito di Taverna del Re, inizialmente concepito quale sito di stoccaggio provvisorio, poi risultato incompiuto e quindi fallimentare. Quindi il Consiglio metropolitano
diffida la Regione Campania a dare seguito quanto prima ad un vero e proprio piano di bonifica del territorio sul territorio giulianese, come previsto dalla normativa e mai applicata dall'attuale governo regionale, opponendosi a qualsiasi proposta di nuovo ed ulteriore utilizzo di siti, cave o terreni disponibili che insistono nell'area nord di Napoli per lo stoccaggio provvisorio, definitivo o di altro tipo di rifiuti trattati e non. Invita inoltre il Ministero dell'Ambiente ad inserire ad ORAS il territorio del litorale Domizio Flegreo Agro Aversano, ex legge 428 del 98, tra i siti di interesse nazionale e non più di interesse regionale. Grazie. Grazie. Quindi adesso c'è la proposta del consigliere Ragosta di fare un'inversione e quindi votare subito quest'ordine del giorno, e metto in votazione questa richiesta. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Quindi mettiamo in votazione, consigliere Cacciaputi, prego. Grazie. Sono tra i firmatari, ma non solo il sottoscritto. Ricordo che questo è un ordine del giorno votato all'unanimità dei presenti, a cui va il ringraziamento di tutti. L'ordine del giorno riguarda in questa fase l'area a nord di Napoli, ma ricordo che l'intero territorio provinciale dell'area metropolitana, anche altri comuni sono stati interessati da problemi di emergenza ambientale, e quindi non è una questione campanilistica, bensì di ragionevolezza in ordine alle opportunità. Il documento parla di manchevolezza da parte della Regione Campania. Questa, ricordiamo, che era una manutenzione straordinaria programmata, e la Regione Campania con la società che gestisce il termovalorizzatore di Acerra A2A sapevano già da tempo che il termovalorizzatore aveva bisogno di manutenzione e avrebbero dovuto loro individuare le misure alternative e non scaricare sui sindaci metropolitano e dei comuni le responsabilità di individuare siti di stoccaggio in un momento particolare della nostra cittadinanza. Permettetemi un ulteriore ringraziamento al lavoro impeccabile che in questo periodo stanno facendo in maniera congiunta il capo di gabinetto e il direttore generale. Stanno seguendo con la massima attenzione ed ogni scrupolo quello che è una vicenda ambientale sentita sui nostri territori. Io vi ringrazio. Grazie. Prima di dare la parola al consigliere Tozzi, voglio dire che effettivamente questo, per notizia e per informazione al Consiglio e a chi ci ascolta, si sta veramente facendo un grande lavoro. Devo essere sincero da parte di tutti, non solo ovviamente confermo il direttore generale e il capo di gabinetto, davvero tutti, riunioni su riunioni, molte presiedute anche da me, quindi mi sembra che c'è quel clima necessario per affrontare un momento delicato senza inutili allarmismi, senza un panico privo di controllo, però con la giusta concentrazione, perché il nostro territorio non si può permettere giorni di crisi. Quindi sarà un momento difficile, ma noi dobbiamo essere bravi e concentrati, leali, e pretendendo soprattutto da parte di chi deve fare determinate azioni di farle nei tempi giusti e nei tempi rapidi. Quindi consigliere Tozzi e poi consigliere Ragosta. Grazie sindaco. Ascoltando le dichiarazioni del consigliere Cascone, io ho avuto la delega prima che tu subentrassi, quindi insomma un po' di informazioni, un po' di notizie ce l'ho anche io. Mi sono interessato all'epoca, quando il vicepresidente Bonavitacola mi convocò per firmare la concessione dei territori degli stiri di Caivano e Giugliano, sembrava appunto che dovessero partire la realizzazione dei siti di compostaggio, che fosse qualcosa di imminente, e purtroppo non è stato così. Vedo che sono molto in ritardo, e questo chiaramente ha fatto sì, nella previsione di una possibilità del conferimento e poi dello smaltimento dei rifiuti, che tutto in qualche modo si bloccasse. Poi è iniziata la notizia, è venuta la notizia, è iniziata questa situazione relativa all'emergenza dei rifiuti, relativa al fermo del termovalorizzatore di Acerra.
Noi abbiamo assistito tutti quanti alle notizie, forse dispiace anche dirlo, ma colgo quello che diceva il sindaco prima. Oggi c'è bisogno appunto di una collaborazione istituzionale, di una chiarezza istituzionale che deve essere fatta, e mi ha fatto piacere l'intervento appunto del delegato Cascone per quanto riguarda il punto della situazione. In un primo momento c'era stato da parte del presidente Di Luca qualcosa che in qualche modo avesse come giustificazione o comunque appunto come trasferimento di responsabilità coinvolgendo i sindaci dei comuni della provincia affinché trovassero dei siti di stoccaggio, dei siti appunto di deposito provvisorio affinché in qualche modo ogni comune risolvesse il proprio problema. Poi ci si è resi conto perché dobbiamo dire con onestà intellettuale che questo percorso era improbabile ed era impossibile, lo sapevamo tutti quanti, quindi una sorta di un tentativo tra virgolette di scarica a barile probabilmente insomma che non ha trovato sfogo e non ha trovato una via di risoluzione. Oggi poi c'è stato appunto il passaggio di questa responsabilità un po' eccessiva nei confronti appunto della città metropolitana e quindi di Sappra, che ha la gestione degli STIR e in qualche modo anche la gestione diciamo della trasferenza dell'organico. Si è fatto chiarezza su questo, c'è stata una puntualizzazione, mi ha fatto molto piacere sia il sindaco che il direttore generale a sottolineare quali erano appunto i compiti e le esigenze della città metropolitana e degli STIR che controlla, e credo appunto che l'opinione pubblica l'abbia capito. Sindaco, oggi è stato sottolineato. Si tenta sempre però di in qualche modo di dirigere la responsabilità verso qualcuno o verso qualcosa. Oggi sento parlare dal consigliere Cascone degli enti d'ambito. Io ho l'impressione, lo dobbiamo dire con grande chiarezza, che sia un nuovo tentativo di scarica a barile. Se qualcuno di voi, e invito i consiglieri a dire insomma che conosce i soggetti, i responsabili degli enti d'ambito, che lo dicesse, perché a me risulta ancora sconosciuto che siano dei soggetti da un punto di vista istituzionale capaci di poter individuare dove conferire i rifiuti. A me non mi risulta. Se insomma ci sono notizie in merito mi fa piacere, perché insomma sembra un ulteriore passaggio di responsabilità dalla regione ai direttori, ai presidenti degli enti d'ambito. A me risulta che non da un punto di vista istituzionale non esistono forse o non hanno queste capacità legislative, legali, normative che possono diciamo prendersi la responsabilità di individuare i siti dove andare a stoccare i rifiuti. Ripeto, è un invito a una maggiore conoscenza. L'unica cosa, credo appunto, che di serio oggi si stia parlando, perché noi dobbiamo essere seri nei confronti dei cittadini e di chi ci ascolta, è la questione appunto che sta facendo la città metropolitana. Oggi mi sembra che la via d'uscita sia quella intrapresa dalla città metropolitana, quella appunto di trasferire i rifiuti da qualche parte, all'estero, forse insomma è la forma che ci costa, tra virgolette, probabilmente appunto di meno. Quello che ha fatto, le gare che ha fatto la città metropolitana per poter trasferire con le navi i rifiuti in Portogallo, non so dove, e questo appunto va dato atto al direttore, al consigliere delegato Cascone, ai tecnici della città metropolitana, perché ad oggi mi sembra appunto l'unica strada percorribile, perché immaginare di fare siti di stoccaggio mi sembra appunto improbabile per i tempi e per tanti motivi di cui tutti siamo a conoscenza. Quindi questa è l'unica strada. Oggi chiedono, e mi sa che la Regione ha chiesto appunto, di svuotare quanto più velocemente possibile le fosse degli STIR per poter far accedere i camion che sono fermi a decina fuori gli STIR stessi. Questo appunto secondo me ad oggi è l'unica possibilità, svuotare le fosse dei siti degli STIR e poter dare spazio ai rifiuti appunto che rimarranno a terra appunto in questo mese. L'obiettivo è questo, la città metropolitana ha risposto e credo che l'unica attività reale, vera, sia quella. Oggi i rifiuti possono essere appunto svuotati dagli STIR, liberati perché sono pieni, quindi dare la possibilità ai camion
ai compattatori appunto di svuotare all'interno degli stili. Non vedo altre soluzioni. Sta questione appunto del passaggio della responsabilità agli enti d'ambito mi sa appunto che un'altra sciocchezza e un altro diciamo volontà o tentativo di scaricabarile. Siamo seri e diciamo appunto le cose come stanno. Città metropolitana ha risposto. Occorre una collaborazione istituzionale nella serietà e nella correttezza tra gli enti stessi. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Ragusta, prego. Sì. Io ho ascoltato i miei colleghi e quindi su questa tematica che a quanto pare unisce, non divide, perché davanti a un tema ambientale, davanti alla pericolosità di alcuni territori di riospitare per l'ennesima volta e di essere di nuovo danneggiati dal sversamento o stoccaggio provvisorio di rifiuti, mi onora, perché non c'è colore politico che tenga. Noi la nostra parte la stiamo facendo, non ci siamo nascosti, la stiamo facendo, e questa gara che Sappana sta facendo per portare circa, se non erro, 55.000 tonnellate di rifiuti fuori nazione è la prova che noi non facciamo da scaricabarile. Anche se ci assumiamo le responsabilità, e in questo caso stiamo trovando proposte e soluzioni che forse nemmeno toccavano a noi, perché poi le cose le dobbiamo dire, perché la Regione è l'unico organo deputato alla gestione dei rifiuti. Noi stiamo di supporto agli enti d'ambito, e non sono d'accordo quando si dice che gli enti d'ambito non hanno responsabilità. Gli enti d'ambito per legge hanno anche tra i loro compiti la responsabilità di far fronte a certe emergenze, e vengono pagati anche per farlo. Vengono pagati tramite il loro consiglio interno nominano anche direttori generali e varie figure. Se assumessero anche loro la responsabilità, perché fare da scaricabarile è facile per tutti. Invece noi stiamo dando dimostrazione di unità, di non sottrarci alle responsabilità. Stiamo dando con questo documento un atto di indirizzo chiaro. Basta portare i rifiuti sempre allo stesso posto. Basta attaccare un popolo che già ha dato e ha dato tanto. Io ricordo che anche Taverna del Re, il più grande sito di stoccaggio provvisorio di ecoballe, abbiamo 9 milioni di ecoballe, è nato come sito di stoccaggio provvisorio. Ebbene sì, sono ancora là, sono 20 anni. Eppure là doveva essere provvisorio. Quindi la volontà di questo consiglio, e ringrazio veramente tutti i consiglieri che hanno sottoscritto questo punto all'ordine del giorno, che voteremo, e sono sicuro che nessuno si sottrarrà alla responsabilità e alla solidarietà di un intero popolo che sta chiedendo aiuto. Sono giorni che il popolo dell'area nord sta scendendo in piazza per dire basta. Stasera c'è un'altra mega riunione con più di 20 sindaci tra l'area giulianese e quella aversana, che stasera saranno presenti in un'ulteriore manifestazione. Domani sarà il turno di Villaricca, che già ha organizzato, partendo dai cittadini e non dalla politica, un'altra manifestazione. Noi consiglieri metropolitani dell'area nord già abbiamo partecipato a due di queste manifestazioni, quando tutti ci sparavano contro e puntavano il dito su di noi, perché c'è stata una comunicazione sbagliata nella quale ci hanno attaccati e hanno individuato e volevano individuare la città metropolitana come responsabile di alcune scelte che non erano deputate a noi. Per questo io dico che sono orgoglioso di rappresentare insieme a voi questo consiglio, dove le responsabilità ce le prendiamo anche quando non sono di netta competenza nostra. È la stessa responsabilità che oggi stiamo dimostrando di voler dire chiaramente un no a un possibile nuovo scempio sullo stesso territorio. Ci sono leggi nazionali che tutelano questo territorio, però non so perché si individua sempre lo stesso posto. Io ringrazio veramente il consigliere Raffaele Cacciavuoti, il consigliere Mimmo Marrazzo, il consigliere Pirozzi, il consigliere D'Alterio, che insieme a me, tutti quanti insieme, senza bandiere e colore politico, fin da subito ci abbiamo messo la faccia, abbiamo fatto dei comunicati stampa, abbiamo detto non è questa la volontà di un assise, e oggi qui ce lo state confermando perché avete firmato tutti questo punto all'ordine del giorno. Ringrazio il sindaco metropolitano che non si è sottratto e sta dicendo il problema esiste, l'emergenza esiste, quindi dobbiamo fare in modo di risolvere l'emergenza, però con l'intelligenza. Non dobbiamo fare in modo di fare demagogia.
Ci sono dei problemi e vanno affrontati, noi lo stiamo facendo. Voglio concludere questo intervento dicendo che alla fine la verità trionfa sempre. E credetemi, per chi fa politica porta a porta, tutti i giorni, guardando in faccia le persone, vedersi sparato sui giornali come una persona orribile che vuole magari portare ulteriori tumori sul territorio è una cosa che veramente fa male. E come diceva prima il consigliere Cacciapoti e il consigliere Marrazzo, noi non veniamo pagati, noi lo facciamo per senso civico, per appartenenza. Noi stiamo facendo questo grande lavoro in città metropolitana su tutte le tematiche, piano strategico, ambientale, stiamo facendo tutto senza avere un euro di retribuzione, lo stiamo facendo prendendoci delle responsabilità. E ancora una volta con questo documento ci andiamo a prendere una responsabilità, e quella, la nostra responsabilità è quella più bella, quella di essere vicino a un popolo che ha già dato. Grazie. Grazie. Allora, mettiamo. Prego. Allora, in primo luogo ringrazio la sensibilità mostrata dal Consiglio metropolitano in merito all'ordine del giorno. Questo ha dimostrato la grande sensibilità di noi consiglieri su una tematica che per alcuni sindaci non riguardava il proprio territorio. Quindi il mio ringraziamento va a coloro che hanno avuto la sensibilità di riconoscere la situazione precaria dal punto di vista ambientale del territorio giulianese, inteso in senso lato, in senso largo. Quindi un territorio, caro sindaco, che è stato martoriato per oltre 25 anni da tutti i colori politici. Quindi questo Consiglio metropolitano non ha fatto altro che restituire quel minimo di dignità a quel territorio che per oltre un ventennio è stato martoriato da un punto di vista ambientale. Quindi noi non siamo abituati a fare populismo, abbiamo risposto con un atto, con un ordine del giorno che mi auguro veramente venga votato all'unanimità da parte di tutto il Consiglio metropolitano, che è di vari colori politici, e quindi dimostra che sulle tematiche ambientali non vi debbono essere differenziazioni, sindaco, ma bisogna essere tutti uniti a tutela di un territorio che ha dato molto alla città di Napoli, ha dato molto alla regione Campania. Quindi è giusto restituire quel minimo, perché parliamo di un minimo di dignità a un territorio che è stato martoriato. Io il ringraziamento va non solo al consigliere Cascone, che ha chiarito alcuni aspetti che spesso e volentieri sui social media vengono travisati. Voglio ringraziare i quattro consiglieri dell'area nord che hanno dimostrato veramente una grande sensibilità insieme a me, insieme a tutto il Consiglio metropolitano, che hanno a cuore il territorio dell'agro giulianese. Sindaco, non so se lei conosce Giuliano. Giuliano è 94 km quadrati, 130.000 abitanti, era un territorio a vocazione agricola, ma per le scelleratezze delle scelte politiche degli ultimi 30 anni abbiamo perso questo. Quindi occorre una inversione di tendenza, occorre solo bonifiche per il nostro territorio, e quindi un'opposizione netta e totale a qualsiasi sito di stoccaggio provvisorio sul nostro territorio. Un ringraziamento finale anche al direttore generale e al capo di gabinetti, che comunque hanno dimostrato la sensibilità attraverso le riunioni che noi abbiamo sollecitato e che sono state prontamente recepite. Quindi poi la risposta noi l'abbiamo dato, Silvio, non so se si ricorda, negli ultimi consigli metropolitani, per la sensibilità a quel territorio, quando abbiamo votato le variazioni di bilancio per l'Iternum, per Lago Patria, per la tenuta di Varcatura. Questo che significa? Per il PON di legalità. Se da un lato la città metropolitana dà risorse, dall'altro lato tutela anche da un punto di vista ambientale. Quindi abbiamo dato risorse, altrimenti non aveva logica favorire un territorio disastrato da un punto di vista ambientale con delle risorse aggiuntive e poi favorire un percorso nascosto di stoccaggio di rifiuti. Quindi questa è la risposta chiara, concreta, da parte del Consiglio metropolitano. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola a Iovino, volevo sottolineare anche io che questa città metropolitana, la giunta che rappresento, il Consiglio metropolitano, ha completamente invertito
questa rotta di cui si parlava. Per questo mi fa piacere questo confronto, in modo che anche qualcuno di qualche collega sindaco che si è lasciato un po' troppo andare, devo dire, nei giorni scorsi ha delle dichiarazioni francamente che non aiutano, perché qua questa questione o la risolviamo stando tutti uniti, perché poi i territori che hanno dato sono tanti. Mi fa molto piacere, consigliere Pirozzi, che lei abbia sottolineato le risorse che noi abbiamo destinato per la valorizzazione ambientale, e aggiungo, perché merito di tutti noi, perché il Consiglio metropolitano qui ha comunque la guida politica della nostra società provinciale, che è Sappna, con riferimento alla quale anche personalmente ho svolto un lavoro veramente quotidiano. Noi abbiamo realizzato un'opera di cui dobbiamo essere orgogliosi a livello nazionale, e vi invito tutti ad andare a visitare quella che era, perché proprio nella giornata di oggi, coincidenza, si chiude definitivamente quella triste storia che fu della discarica di Chiaiano, dove stiamo parlando di Napoli, dove furono messe 588.000 tonnellate di rifiuti durante l'emergenza ambientale. Noi abbiamo chiuso con Sappna l'operazione di capping, e da settembre quel luogo sarà visitabile alle scuole, ai bambini, alle associazioni, per fare formazione come da un luogo di disastro si può passare a un luogo di valorizzazione ambientale. Quindi io sono contento che qui si parla un linguaggio che non è quello di dire figli e figliastri, ma di farci carico tutti quanti, perché il tema c'è. Non è che 70.000 tonnellate di rifiuti del mese di settembre noi le possiamo mettere, come voleva fare qualcuno, sotto al tappeto, o ce le mangiamo. È un tema che va affrontato senza allarmismi, nel rispetto di tutti, con la testa sul collo e con la consapevolezza che noi siamo in grado, dalla parte ovviamente di nostra competenza, di dare il nostro contributo e il nostro ruolo come amministratori, come sindaci, come consiglieri, come consiglieri metropolitani, e ovviamente facendoci rispettare nei luoghi in cui, non ce lo dimentichiamo mai, la programmazione dei flussi e del ciclo dei rifiuti non compete né ai sindaci né al Consiglio metropolitano, ma alle regioni italiane, quindi non ce lo dimentichiamo mai. Quindi noi cercheremo, come dire, di fare un lavoro in questa direzione. Consigliere Iovino, prego. Innanzitutto, come dire, ringrazio il lavoro che hanno fatto i consiglieri dell'area nord di Napoli, ma non è più una questione di area nord di Napoli, ragazzi. Oggi la questione è seriamente di stare vicino a chi ha, in un momento così complicato come quello della, è una materia così complicata come quella dell'ambiente, la necessità di trovare la strada maestra. E credo che questa amministrazione dimostra due cose, voglio essere veloce perché sono stati tanti gli interventi. Uno è la capacità di evitare gli apparati politici, quindi i nostri uffici, la capacità di poter programmare ed affrontare questioni così delicate, ma così, come dire, difficili da gestire rispetto a quelli che sono gli aspetti normativi, gli aspetti operativi della materia del ciclo dei rifiuti. Che vero sì, e ringrazio pure l'intervento di Cascone, il quale con molta dovizia e con molta attenzione ha provato a spiegarci qual era il compito dell'EDA e quali erano i compiti degli EDA. Ma credimi Francesco, poi alla fine dietro una dimensione organizzativa possono nascere due spiriti. Quello che abbiamo provato a fare noi oggi, facendolo a titolo gratuito, facendolo per spirito di sacrificio, di territorialità, di appartenenza, di amore per il proprio territorio, di vicinanza ai cittadini, o per quello che provano a fare nelle altre istanze a livello governativo, a livello nazionale e, ahimè, profondamente a livello regionale. Perché poi alla fine tu hai detto che ieri stanno approvando i bilanci, ma approvano i bilanci per risolvere i problemi o approvano i bilanci per pagare le consulenze a chi doveva risolvere i problemi, e poi alla fine quei problemi sono caduti, come dire, nelle nostre mani impropriamente, accusati ingiustamente. Noi dobbiamo provare a fare due cose: una è la giustizia verso i cittadini, due è la giustizia dell'amministrazione, della macchina operativa come quella della città metropolitana, che alla fine, pur non avendo una piena competenza, riesca in un certo qual senso a trovare la via maestra per dare, come dire, giustizia ai cittadini che si vedono continuamente vessati sia ad Averna del Re, sia in area metropolitana di Napoli, sia in un'altra città della regione Campania.
e sia la capacità di poter, in un certo qual senso, costruire un ciclo virtuoso di quello che è dei rifiuti. Allora, dove c'è un'incapacità politica, c'è una mala gestione, c'è la voglia di fare illegittimazione di consulenze, di produrre, come dire, economie disparate per ripianare il desiderio economico del sindaco, del singolo, e non il desiderio economico di una città come quella di Napoli o di quelle della regione Campania, che hanno bisogno sul tema di rifiuti di avere un ciclo virtuoso dopo gli ultimi 40 anni, ahimè. Io mi auguro che una prospettiva politica regionale futura possa immaginare e possa anche prendere spunto da quello che è stato il Consiglio Metropolitano di Napoli, da quello che è stato, come dire, la consigliatura del sindaco De Magistris. Ahimè, alcune volte anche gli uomini politici si trovano ad affrontare dei compiti, come dire, che poi alla fine, per i quali non hanno studiato del tutto, non hanno avuto modo di approfondire dal tutto, non hanno potuto, come dire, dare risposte, perché il governo centrale, che legifera, fa le norme, perché poi gli enti locali, gli enti periferici, gli enti regionali debbono approvare delle norme che spesso e volentieri non trovano applicazione. Allora la responsabilità, e lo dico a Luigi, io sono, come dire, politicamente anche vicino a te, ma il senso di responsabilità di cittadino di quest'area metropolitana, e poi la prospettiva del ruolo politico. Approfondiamo se c'è la necessità di tracciare una strada oltre l'area metropolitana di Napoli. Se lo fai per il bene comune, lo fai per il bene dei cittadini, proviamo a farlo, troverai, come dire, il tuo gruppo vicino, troverai i tuoi consiglieri vicino, perché qui la priorità in termini costituzionali è garantire, e anche in termini europei, una migliore qualità della vita, un minore inquinamento visivo, un minore inquinamento ambientale e una capacità di produrre un sistema ecocompatibile con quello che garantisce praticamente una longevità, ma una vita serena e quotidiana ai migliaia, o meglio, e Napoli lo rappresenta, lo testimonia veramente, perché su 5 milioni di abitanti solo circa 3 milioni e 3 sono napoletani di questa regione Campania. Allora, come dire, l'appello è: abbiamo tracciato una strada, abbiamo dato la capacità e la percezione di essere seriamente capaci di affrontare il tema dell'ambiente, pure se il tema dell'ambiente è una delega, che quando poi c'è stata una delibera tra noi e la Regione Campania sulle funzioni derogabili, le funzioni inderogabili hanno avocato, come era giusto perché la normativa nazionale prevedeva che doveva stare in Regione Campania, se la città metropolitana è riuscita a costruire un sistema virtuoso, portiamolo avanti, almeno diamo seriamente, non attraverso che la legittimazione di una consulenza che è frutto di un sistema della politica, perché poi a volte qualcuno ci anche rivendica che noi siamo l'antipolitica, ma se la politica è dare consulenze gratuite a chi non dà risposta, allora è meglio essere l'antipolitica, non la politica. Noi dobbiamo dare risposte ai cittadini, no contributi a chi ci sta vicino. Quindi il nostro compito è quello di appoggiare sempre una linea che gli uffici, naturalmente ringrazio per il lavoro che fanno, quindi anziché incentivare chi non fa niente, incentiviamo qualcuno che dà contributi seri come quelli che sono gli uffici nostri. Grazie, buona giornata. Grazie dell'intervento. Se non ci sono altri 30 secondi, consigliere Marrazzo, prego. Sarò velocissimo perché ne stiamo discutendo già da tempo, anzi ringrazio tutti per il tempo che stiamo dedicando e la sensibilità dimostrata. Era importante, sindaco, fare questa discussione, anche l'inversione che abbiamo fatto, perché abbiamo ricostruito con l'intervento di Francesco Cascone, con l'intervento di ognuno di noi, con dati di fatto, quella che è stata la verità storica e anche legislativa e giuridica, perché la legge regionale prevede che la competenza in materia di rifiuti è della Regione Campania e non come è avvenuto in questi giorni, che si è tentato di scaricare sulla città metropolitana, sul sindaco della città metropolitana e sulla nostra partecipata, la Sappana, responsabilità di cui non ne abbiamo. Quindi la responsabilità istituzionale dimostrata dalla città metropolitana, poc'anzi diceva il consigliere Cascone, delle gare che sono state fatte dalla Sappana per fare in modo che i rifiuti vengano portati all'estero, ma per essere bruciati, quindi per creare energia, perché noi non vogliamo, è vero che noi non vogliamo che
si facciano siti di stoccaggi provvisori nell'area nord, ma noi vogliamo che i siti di stoccaggi provvisori non vengano fatti nell'intera area metropolitana, nell'intera regione e in Italia, perché ci devono essere appunto delle soluzioni alternative. Quindi è importante che venga votato, così come mi auguro verrà fatto ad unanimità, questo ordine del giorno, perché noi daremo e stiamo dando la dimostrazione che non con i forconi si risolvono i problemi di creare o meno un sito di stoccaggio che si dice provvisorio e poi diventa definitivo, e la dimostrazione è Taverna del Re, dove sono lì i rifiuti da tantissimi anni. E un'ultima cosa, permettetemela, oggi quella che è una manutenzione straordinaria, ma prevista al momento già di quando è stato stipulato il contratto tra Regione Campania e la società che gestisce l'inceneritore, l'A2A, già allora bisognava prevedere che in caso di manutenzione straordinaria, quindi in caso di fermo dell'inceneritore, chi se ne doveva occupare? Se ne doveva occupare la Regione Campania unitamente alla società che gestisce l'inceneritore, quindi A2A. Quindi non riesco a comprendere per quale motivo un qualcosa di programmato lo si vuole far diventare da parte di qualcuno emergenza, perché questo è quello che cercano di fare, è cercare di spostare la responsabilità su chi non ne ha, anzi su chi sta collaborando con dovere, e la dimostrazione è il fatto che abbiamo fatto le gare per portare i rifiuti fuori dall'Italia. Grazie. Grazie consigliere Marrazzo, mettiamo in votazione l'ordine del giorno per come presentato, firmato e discusso in questa importante riunione del Consiglio metropolitano. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, approvato all'unanimità. Grazie. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, che diventa 3. Comunicazioni del sindaco, prelevamento fondo di riserva, deliberazioni numero 151, 56, 63, 64, 65, 68, 176. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 19-21 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, delibera sindaco numero 166 del 10 luglio del 2019. Mettiamo in votazione. Chi fa? C'è la relazione. Ah, chiedo scusa. Consigliere Di Mano, grazie. Grazie a lei. Una relazione, il consigliere delegato non c'è, giustifico, è impegnato a Roma, al Senato, quindi sappiamo, e quindi tocca a me il compito di darvi qualche indicazione, qualche notizia. Assestamento generale di bilancio 2019-2021. La delibera di assestamento generale di bilancio 2019-2021 è la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio che il Consiglio metropolitano si accinge ad approvare. Viene proposta e discussa in un unico atto, benché si tratti di due differenti adempimenti, assestamento e riequilibrio, che hanno la medesima scadenza, 31 luglio di ogni anno, e che si è ritenuto di riunire, visto che l'ente non ha squilibri da sanare e non deve adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio. Gli uffici finanziari dell'ente hanno richiesto a tutte le direzioni di comunicare le eventuali esigenze e necessità di finanziare spese obbligatorie e di carattere inderogabile e debiti fuori bilancio, quantificando i maggiori fabbisogni rispetto alle disponibilità presenti nel PEC. Contemporaneamente è stato chiesto alla direzione di verificare anche eventuali disponibilità derivanti da economia o da maggiori entrate. Effettuate le verifiche di cui esiti sono stati comunicati ai dirigenti dell'ente, vagliata la compatibilità e la fondatezza, si è proceduto alla variazione generale. Si segnalano in particolare richieste di maggiori spese di parte corrente ridotte da economie comunicati dalle direzioni per euro 297.798,19 e di parte investimenti per euro 129.903,70 per l'esercizio 2019, per il 2020 euro 54.912,52 e per il 2021 euro 11.579,99. Per i debiti fuori bilancio sono stati richiesti finanziamenti per circa 438.000 euro. Altre scritture significative non si rilevano, e non per allineamenti d'ufficio delle partite di giro e del fondo spese per la progettazione. Sul versante delle maggiori entrate si segnalano maggiori entrate per IPT
euro 90.623,71. Rilascio titoli autorizzativi in materia di autotrasporto per euro 11.900,60. Diritti di esame di idoneità a scuole per euro 17.660. Proventi sanzioni amministrative e ambientali per euro 68.470,23. Rimborso spese di pubblicazione per euro 18.585,74. Rimborso recuperi e restituzioni per euro 36.750,58. Proventi da impianti di energia fonti rinnovabili per euro 15.956,60. Trattenute assenze dipendenti per malattia per euro 14.950,55. Canoni attivi per euro 59.383,78. E maggiori incasso dividendi GESAC SPA per euro 6.229.875. Dalla manovra complessiva emerge un saldo positivo di 6,9 milioni di euro che consentirà all'ente di poter effettuare eventuali ulteriori variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. È presente il dirigente per eventuali chiarimenti, che ringrazio per il lavoro che ha svolto e che ha proposto al Consiglio. Grazie. Grazie consigliere Di Maio, lo mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 5, regolamento per la concessione del patrocinio legale per il riconoscimento e rimborso e spese legali sostenute ai dipendenti della città metropolitana di Napoli. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 5016. Votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Approvazione della sezione strategica del DUP 2020-2022, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario. Prego. Sì, no, c'è un ordine del giorno che è relativo, anche lo facciamo dopo. Un attimo, va bene. Sì, cosa voto? Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Lo vuole fare adesso l'ordine del giorno? Andiamo alla fine. Sì. Alla fine. Andiamo alla fine, tanto stiamo andando alla fine. Sì, siccome è un ordine del giorno relativo a proprio al... all'approvazione della sezione strategica del documento unico di programmazione, vale a dire alla cultura, francamente ritenevo di poterlo fare adesso. C'è, c'è qualche consigliere che ha qualche problema poi di altri impegni, tanto stiamo andando rapidi, credo lo mettiamo alla fine, lei lo discuterà e lo voteremo. D'accordo, sicuramente, perché l'abbiamo già condiviso. Va bene. Quindi andiamo avanti, punto 8, io qua direi solo il punto sinceramente, segretario, perché andiamo un po' più veloce. Vi dico solamente che non è il punto indicato qua, è quello successivo, quindi 7 in realtà è 8, quindi andiamo uno in avanti. Quindi punto 8 dell'ordine del giorno, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Siamo. Ok. Andiamo al punto 9 dell'ordine del giorno, vi prego di essere statici in questa struttura, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Poi adesso abbiamo il punto 10 dell'ordine del giorno, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 11, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. 12, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 12, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario come prima. Punto 13, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Punto 14, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima.
Vi prego di alzare la mano, punto 15, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 16, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Punto 17, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Punto 18, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 19, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Punto 20, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 21, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 22, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 22, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 23, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 24, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 25, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 25, 26, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 27, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 28, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 29, e chiudiamo sul 29, chi è favorevole, chi si astiene e chi è contrario, unanimità, immediata esecutività per il 29, chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, sono tutti favorevoli al 29. Sindaco, ha fatto tombola. Avete controllato la cartella? Fatto tombola sul 29, passiamo all'ordine del giorno, sì, della consigliera Coccia, che ha facoltà di intervenire. Grazie. Sì, sindaco, brevemente. Brevemente, però, devo dire subito una cosa, che io sono sempre felice quando vedo che la nostra delibera, che sicuramente è stata assunta da lei, ma insomma è stata anche frutto di un lavoro collettivo, ma anche di un lavoro mio personale, sono ben lieta che sempre venga richiamata all'interno della città metropolitana di Napoli quando si parla del piano strategico metropolitano. Ne sono veramente fiera, felice e, come devo dire, penso che il mio lavoro non sia stato inutile. Tuttavia io penso anche ai dati Istat che sono usciti anche recentemente in merito a quelle che sono quello che è il turismo nella nostra città metropolitana e il turismo in particolare a Napoli, ma anche in tutta il resto della provincia. Ebbene, sebbene il trend sia estremamente positivo, nel senso che la città di Napoli sicuramente ha aumentato di circa il 40% le sue presenze, rimane ancora, fino al 2018, ancora all'undicesimo posto delle città più visitate. Al primo posto è Roma, poi c'è Venezia. E francamente non vorrei ripetere le parole di De Luca, per carità, lungi da me, però non capisco perché Milano venga visitata da 12,1 milioni di persone e Napoli invece stia viceversa all'undicesimo posto. Io credo che questo molto derivi dal fatto che il turismo però ha bisogno di essere in qualche modo anche fatto conoscere ed anche fatto conoscere e propagandato. Ecco, una delle carenze, e in questo senso mi appello alla buona volontà di Cacciapuoti, che ne ha è uno dei firmatari, quasi tutti sono firmatari di questo ordine del giorno, occorre che i nostri siti siano almeno riconoscibili e rappresentati. È una cosa semplice, c'è bisogno di una targhetta, di una indicazione
però quell'indicazione francamente ci deve stare. E fin quando, per esempio, un sito di Liternum, abbiamo parlato prima di Giuliano, tanto a lungo, ebbene, fino a quando è difficile arrivare a Liternum perché non c'è un'indicazione, allora noi avremo un sito che sarà sempre scarsamente visitato. Non dico poi di Longola, che sta a Poggiomarino, non dico di altri siti. Noi occorre che venga fatta un'opportuna cartellonistica da questo punto di vista, che possa indicare, anche in risposta agli itinerari. Anche quest'anno abbiamo fatto e stanno in stampa gli itinerari della città metropolitana, che però vanno tutelati, rappresentati e valorizzati. Ma questo è solo uno dei punti. L'altro punto è che in quella famosa delibera, che sempre viene riportata, del luglio-agosto dell'anno scorso, ebbene, in quella famosa delibera si diceva che doveva essere fatto un ufficio specifico per i beni culturali della città metropolitana. Questo ufficio deve farsi, non c'è dubbio, altrimenti una delibera che posso fare io, così come può fare il collega Maddaloni o può fare chiunque nell'ambito dell'attività culturale, finisce per dover girare attorno a 5, 6, 7 tra funzionari, tra dirigenti, eccetera, e perdersi così complessivamente. Dobbiamo costituire un ufficio unico della città metropolitana, che si occupa dei beni culturali della città metropolitana. E questo per i nostri dipinti, e questi per la Reggia di Portici, e queste per la Reggia di Portici, che francamente, diciamo, se ne cade la città Santa Maria la Nova, che francamente, come è abbastanza visibile a tutti, se ne cade a pezzi da tutti i lati. Allora, come rendere più fruibili questi beni culturali? Dobbiamo fare un patto, dobbiamo costruire un registro, un forum delle associazioni culturali presenti nella città metropolitana di Napoli, affinché in un patto istituzionale tra comuni e associazioni, anche di volontariato, possano tenere aperti e fruibili, valorizzando i beni della città metropolitana. Ecco qual è il senso dell'ordine del giorno. Faremo seguire una delibera, sempre che queste delibere non facciano il giro d'Italia e poi ritorni a noi perché manca un numeretto, una roba, una rappresentazione, che questo consigliere, francamente, facendo politica e non facendo amministrativo, non può conoscere. E questo è il senso dell'ordine del giorno che prego i consiglieri di approvare, visto che ha trovato le firme di quasi tutti i consiglieri di quasi tutti i gruppi. Grazie. Grazie consigliera Coccia. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno per come presentato. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene. Unanimità. Grazie al contributo di tutti. Buona giornata, alla prossima. Grazie. Abbiamo, sì, me lo sanno, stanno qua.